Motore, azione! Le recensioni cinematografiche del Ganzino. Pisa, 30 giugno, ore 18:15, multisala Isola Verde, sala 3. Titolo del film La mia ombra è tua. Di genere commedia, giudizio appena sufficiente. Il film dura 1 ora e 45 minuti senza interruzione ed è possibilmente da evitare. Una nostalgia degli anni 80 mal riuscita. Vito, interpretato da Giuseppe Maggio, neolaureato, deve trovare Vittorio Vezzosi, interpretato da Marco Giallini, che ha scritto un libro solo ed è stato un successo mondiale. Dopodiché si è ritirato a vita privata ed irreperibile. Ma una volta rintracciato inizieranno un viaggio lungo con destinazione Milano. C'è quando un film si rompe nel finale, questo invece si aggiusta nel finale ed è l'unico pregio del film insieme alla location. Difetti del film. Per il resto si affrontano temi seri e nostalgici che non riescono a concretizzarsi. Il dialetto toscano, che solitamente induce simpatia, non è abbastanza e il viaggio a Milano, che faceva sperare in un road movie, non si concretizza, così come le battute e alcune situazioni comiche. La presenza di Isabella Ferrari non serve a niente e neanche quella di Marco Giallini, che con una verve mischiata male fra romanesco e fiorentino non aiuta di certo. Così come il protagonista, il coprotagonista Giuseppe Maggio, che non è adatto al ruolo e lo vedrei in un remake italiano di Superman degli anni 80, già che assomiglia molto a Christopher Reeve. A distruggere il tutto vi hanno preso parte il trailer ingannevole e la colonna sonora per niente adatta al tema. Anche questo è cinema. Il cinema è contro la guerra. Viva il cinema! Avete ascoltato le recensioni cinematografiche del Ganzino.